Ok. Buonasera, buonasera dal Pontificio Oratorio di San Paolo in Roma, è la sede della partita tra Real Miami e Maccabi, prima giornata della fase a gironi di Coppa Mig, gruppo A, Real Miami in tradizionale tenuta biancoceleste, maglia biancoceleste a strisce verticali con pantaloncini neri e calzettoni bianchi, che attaccherà da destra a sinistra rispetto al nostro punto di osservazione. In completo nero invece il Maccabi, detentore del trofeo Maccabi, che ha vinto la scorsa edizione della Coppa MIB battendo in finale ai calci di rigore la Montagnola. È tutto pronto per il calcio d'inizio, terna arbitrale capitanata dal signor De Albis, che sarà coadiuvato nella sua direzione dagli assistenti Fusco e Valentini. Ma andiamo subito a dare la buonasera ad Alessandro Fiori, che è con noi in postazione per commentare questa partita valevole, lo ripetiamo, per il gruppo A di Coppa MIB. Buonasera Alessandro. Buonasera a te Luciano e a tutti gli ascoltatori. Allora Alessandro, che partita ti aspetti questa sera? Sono due squadre che si sono affrontate appena 5 giorni fa nel Memorial Lorenzo Cesari. Intanto calcio d'inizio battuto dal Maccabi, pallone che è terminato immediatamente fuori del rettangolo di gioco. Alessandro, la tua considerazione iniziale. Beh, intanto a differenza di giovedì si gioca sul campo molto piccolo, dove sicuramente si trova meglio spesso, anche se non è proprio il campo di casa loro, però ci si allenano e siamo vicini, riusciamo a scappare. Maccabi sulla carta sicuramente è il favorito. Maccabi che recupera anche dei giocatori importanti rispetto al Memorial Lorenzo Cesari, che ha visto la squadra allenata da Enrico Ascoli chiudere in seconda posizione. Oggi rientrano ad esempio i due Pavoncello, mentre c'è un disimpegno da parte del portiere del Real Miami Campagnoli con il pallone che adesso finisce in fallo di fondo, dunque nulla di fatto quando è trascorso il primo minuto di gioco e il punteggio è fermo sullo 0-0. Ne approfittiamo per andare con la lettura delle formazioni. Il Real Miami modulo 4-3-3, schiera Campagnoli tra i pali, D'Angelo, Capone, Petrucci e Petrilli in difesa, Baldini, Giorgetti e Pompei a centrocampo, Shaumi con Bianchi e Venti in attacco. Seguiamo questa iniziativa del Maccabi con gioia, lato corto dell'area di rigore, il cross troppo ampio, pallone che attraversa tutta l'area di rigore per spegnersi dalla parte opposta. La risposta del Maccabi è affidata al portiere Funaro, i difensori Gabriel Pavoncello, Spagnoletto, Tesciuba e Piperno, i tre di centrocampo che sono Gioia, Edoardo Maroder e Daniel Pavoncello. In attacco vediamo operare sulla corsia di destra Sobju, che sostituisce Arreguin, il quale va dato in formazione ma siede invece in panchina. Poi Piazza Sé dal centro dell'attacco con Moretti nel ruolo di attaccante esterno di sinistra, dunque a completare il tridente. Vediamo il pallone gestito con i piedi dal portiere del Real Miami Campagnoli, lo fa bene, il rinvio adesso della retroguardia biancoceleste, pallone catturato da Piperno all'altezza della tre quarti, Piperno cerca lo spazio per incunearsi, vede il pallone e finire in fallo laterale dopo il tocco di un giocatore del Maccabi, ragione per cui l'arbitro De Albis ha concesso la rimessa laterale al Maccabi, che è già in area di rigore. Diceva Alessandro Fiori, le misure del campo sono molto ristrette, il pallone adesso che carambola in rete, il gol dunque per l'immediato vantaggio del Maccabi, ha realizzato il numero 16 Edoardo Maroder, c'è stato un batti e ribatti nell'area di porta, sembrava poter rinviare la difesa del Real Miami, così non è stato, Alessandro Fiori e Edoardo Maroder ha potuto scaricare il pallone in fondo alla rete, dunque cambia il parziale qui al Pontificio Oratorio di San Paolo. Al terzo minuto il Maccabi si porta in vantaggio per il gol di Edoardo Maroder. Eh sì, si è infilato in aria e come diciamo prima, sì, è abbastanza semplice andare dentro l'aria perché praticamente non c'è dove finisce l'area di rigore e c'è il palo d'oro. Esattamente, è un campo effettivamente molto piccolo, quasi un campo di calciotto. Naturalmente qui
in genere si assiste a delle goleade o comunque a delle partite con tante emozioni. Vediamo ancora il Maccabi insistere, conclusione dalla distanza di Gioia, colpisce con il collo esterno destro, pallone che peraltro è stato deviato. Vedremo dunque un calcio d'angolo in favore del Maccabi, il primo della partita. Sul gol va detto, Alessandro, che il Maccabi si era portato in area di rigore con una splendida iniziativa di Daniel Pavoncello. Calcio d'angolo che sta per essere eseguito dalla bandierina alla sinistra del portiere Campagnoli, batterà con il destro e traiettoria presumibilmente ad uscire Moretti, così è in effetti, lo stacco da parte di un difensore del Real Miami, pallone messo fuori, arriva Piperno, conclude con il sinistro, palla che si alza oltre la trasversale della porta difesa da Campagnoli, ma fin qui è solo Maccabi, Alessandro Fiori, il Real Miami fatica ad oltrepassare la linea mediana del campo. Ci prova adesso, vediamo il numero 24 del Real Miami, pallone adesso che viene intercettato da Soggiu, poi arriva il fischio dell'arbitro De Albis che ha ravvisato un intervento probabilmente con un braccio da parte del numero 23, scusate il gioco di parole, ci stava bene qui la maglia numero 20, attenzione ancora al Maccabi, Marauder entra in area, penetra centralmente, tocco sotto, doppietta personale di Marauder che indirizza la gara 2-0 per il Maccabi, dopo appena 5 minuti e qui la partita è tutta in discesa per gli uomini di Federico Aspi. È stata un'altra destinazione, troppo facile però, ripeto, troppo facile per il Real Miami, bucato centralmente dalla percussione di Edoardo Marauder, e effettivamente in un campo così stretto, così corto, ci si dovrebbe difendere bene almeno centralmente. Ha detto anche che i giocatori del Maccabi hanno delle qualità tecniche sovranamente, dunque bisogna riconoscere i meriti della squadra in completo nero. La battuta lunga adesso del Real Miami, colpo di testa di Spagnoletto, pallone catturato da Gioia che innesca sulla corsia di testa Kevin Pavoncello, il cross troppo lungo che si perde sul fondo, non può intervenire Piazza Serra, c'è una difesa tra i due giocatori di Maccabi, si sente probabilmente in sottofondo anche il tecnico del Real Miami Settimio Cicala incitare i propri giocatori. Chiamato adesso ad una reazione di recuperare questo doppio svantaggio immediato, ovvero una mazzata terrificante per la squadra biancoceleste che adesso prova ad organizzare un tema offensivo, lavora di sponda un pallone a scatto di 20 e solo davanti a Funaro lo supera e il Real Miami va a segno il gol del 2-1. Una bella trama questa per Real Miami che ha portato 20 a 2 per 2 con Funaro in disperata uscita, il tocco con la suola a scartare il portiere del Maccabi e a riaprire l'incontro, dunque 2-1 girandola di gol ed emozioni, possiamo dire qui al Pontificio Oratorio di San Paolo, un avvio di partita spumeggiante, 2-1 per il Real Miami, ci sono le proteste da parte dei giocatori del Maccabi, vediamo adesso un conciliavolo tra i due ufficiali di gara, tra l'arbitro De Albis e il secondo assistente, vale a dire il signor Valentini, e ci sembra che il gol sia stato convalidato. Vediamo anche che le squadre possono ricorrere al VAR, al supporto tecnologico, grazie alla collaborazione tecnica di Riccardo Delzio e di Calcio Video, una chiamata per tempo per ciascuna delle due squadre, ma ci sembra, Alessandro Fiori, che Enrico Ascoli, il tecnico del Maccabi, non sia intenzionato a chiamare, a fare ricorso al servizio appunto video, alle immagini video. Vediamo adesso se viene richiamata l'attenzione dell'arbitro, probabilmente no, il gol è convalidato.
crediamo che, anche la panchina del Maccabi abbia capito che si trattava di un gol regolare. Intanto splendida iniziativa adesso del Maccabi, un lancio lungo per lo scatto di Moretti che ha lanciato splendidamente con il sinistro mandando il pallone oltre la traversa, ma Maccabi che è andato subito vicino alla terza segnatura. Dicevamo, le segnatori probabilmente il Maccabi ha non giocarsi qui la chance del Maccabi avendo una sua chiamata di compromettere insomma eventuale successiva opzione. Nel frattempo il pallone è uscito in pallo laterale, l'ultimo a toccare è stato un giocatore del Maccabi, segnatamente il numero 23, palla cercata però un calcio di punizione proprio sotto diciamo, la tribuna, quindi anche per noi era difficile scorgere quanto accaduto. Palla manovrata adesso dalla linea difensiva del Maccabi con Di Verno che chiama in causa del portiere Denaro, il quale batte lungo in direzione di Piazza Sed e appiona il pallone, lo difende dall'attacco di un avversario, commettendo però fallo secondo il signor De Albis che arresta il gioco e comanda il calcio di punizione in favore del Real Miami. Quando siamo giunti all'undecimo di questo primo tempo, decimo il parziale vede il Maccabi in vantaggio per 2-1. Ricordiamo la doppietta di Piazza Sed, anzi scusate, di Edoardo Marover, fa il terzo e il quinto minuto e poi il sigillo di Penti che ha permesso al Real Miami di riaprire il gioco. Pallone rilanciato dalla Maccabi con gioia nella mia campo del Real Miami, disimpegno il portiere Campagnoli che gioca il pallone a sinistra e quindi alza lo sguardo e lancia in direzione di Venti, pescato questa volta in offside, si alza la bandierina del secondo assistente dell'arbitro De Albis, si gioca in un po' per posizione di fuori gioco. Noi siamo qui, abbiamo anche chiaramente delle persone che stanno seguendo questa partita, altrimenti non avrebbe senso fare le nostre telecronache. Allora chiediamo a quanti fossero in questo momento davanti allo schermo di inviarci dei messaggi, possibilmente non di insulti, per farci capire insomma cosa si può migliorare in queste telecronache, in queste riprese video. Attenzione intanto al sinistro in diagonale, palo, ancora Edoardo Marover vicino alla tripletta personale, ha lasciato partire un fendente con il sinistro, pallone a filo d'erba che è andato ad incocciare la base del palo alla sinistra del portiere Campagnoli che sembrava nella circostanza nettamente sorpreso. Maccabi vicino al gol del 3-1 al dodicesimo, segnaliamo questo gran tiro con il sinistro da circa 16-18 metri di Edoardo Marover, che è stato anche sfortunato, possiamo dire. Sì, ma come dicevamo prima, in questo campo vedremo tante di azioni, perché continuano i batti da una parte e dall'altra. I capovolgimenti di fronte sono frequenti qui di Alessandro Fiume, quindi basta pochissimo proprio per entrare in via e tirare. Possiamo dire che in un campo del genere spesso è penalizzata la squadra che gioca meglio al calcio, perché chiaramente di cose essere brava un'altra squadra più finiamo però il concetto che stavamo esprimendo poc'anzi, chiediamo appunto a tutti di indicarci quali possono essere le migliorie da effettuare in cronaca o comunque nella ripresa. Intanto c'è un altro tiro di Moretti, non riusciamo neanche a terminare le nostre partite di tennis immediatamente sul calcio a rete. E chiaramente dicevamo nei limiti della civiltà, chiaramente lasciando stare la qualità dei tennisti, no, se c'è appunto qualcosa che si può migliorare, fatecelo sapere perché è sempre gradita la collaborazione, magari noi non ce ne accorgiamo in presa diretta, invece qualcosa può esserci segnalato da casa. Magari lasciate anche un like alla pagina Facebook del
del campionato d'elite, YouTube, sul canale YouTube sul quale stiamo trasmettendo. Abbiamo il canale Live Calcio Elite, vediamo nel frattempo Gioia ai 18 metri, pallone dentro, si alza la bandierina del primo assistente, nulla di fatto, e nel frattempo diamo il nostro benvenuto anche a Michele Sacristani, che stavamo aspettando, lo abbiamo visto arrivare qui sugli spalti del Presidio di San Paolo. Michele Sacristani, che è il presidente dell'Associazione Romana Arbitri, questa sera ci ha raggiunto in postazione per commentare anche l'operato della Romana Arbitrale, che sappiamo che deve fare anche i conti con il padre in questo torneo e in generale nel circuito dell'Inter. Quindi chiederemo a Michele anche delle spiegazioni sulle decisioni che verranno adottate dagli ufficiali di gara. Innanzitutto, buonasera Michele. Buonasera a tutti, il calo di voce, abbiamo messo l'inizio di questa partita, mi sembra ad alti livelli. È il microfono, adesso vediamo un po', vabbè, ti sente il cioccolato da Apple. Inizio scoppiettante, dicevamo Michele Sacristani, perché abbiamo già assistito a tre reti, si sente, c'è stata anche una situazione di possibile fuorigioco, ma da Apple non senti perché chiude del Real Miami, ricorrere al VAR, comunque probabilmente anche la panchina del Maccabi ha capito che si trattava di una posizione regolare. Adesso il pallone intercettato nella zona centrale del campo dai giocatori del Real Miami, che provano ad innescare il piano, il capitano, il trascinatore della squadra bianco-blessa della Settimio Cicale. Il pallone scaraventato in fallo laterale, abbiamo superato, gentili telespettatori, il quarto d'ora del primo tempo. Quindi ci provo. 16esimo minuto, 2-1 per il Maccabi, calcio di punizione assegnato dal signor De Albis alla formazione in trasferta, proprio davanti alla nostra postazione. Un calcio di punizione che c'era, abbiamo visto anche dare qualche spiegazione al signor De Albis, naturalmente è sempre preferibile, Michele Sacristani, il dialogo sul terreno di gioco, ove possibile. Sì, quello è sicuramente, anche perché l'arbitro è il migliore in campo, è quello che comunque sia cerca di dialogo e che si autorevole anche la gara, perciò farsi il buon volo della squadra senza grossi minuti per il suo ruolo. E ci trova pienamente d'accordo Alessandro Fiori questa analisi di Michele Sacristani, no? Assolutamente sì, come dice lui, deve essere questo il punto. Fischia ancora il signor De Albis, calcio di punizione assegnato al Real Miami, la battuta lunga, posizione netta di fuorigioco, quella segnalata adesso a 20, il Maccabi ha già ripreso le operazioni, Gioia si libera di un avversario, viene attaccato anche da Bianchi, costretto a sentir corto Spagnoletto, che per poco non perde il pallone, poi Piperno è indeciso sul da farsi, e allora il portiere Funaro che batte con il destro, pallone che si alza e spiove all'interno del centro centrale del campo, viene battuto due volte in testa, poi il rinvio da parte del giocatore con la maglia numero 8 del Real Maglione, si trattava di Petrini, in fallo laterale. Ci sembra, Alessandro Fiori, che in questa fase della partita il Maccabi trovi qualche difficoltà di più rispetto all'inizio nell'imbastire la propria trama di gioco. Sì, è un po' calato in questo momento e anche il Miami si è messo un po' meglio in campo, ripartendo pericolosamente più di una volta in contropiede. E vediamo proprio il Miami impostare adesso un'apertura immediata per Denti, si è alzata la bandierina del secondo assistente, il gioco prosegue. Vediamo Gioia a toccare orizzontalmente per Maroder, che sposta immediatamente il gioco dalla nella zona sinistra del campo. Per quanto riguarda il fronte offensivo del Maccabi, soltanto per un attimo intervengono quelli del Real Miami, poi dialogano bene i giocatori in maglia nera, attenzione, e incredibilmente non calcia in porta Daniel Pavoncello, ci è sembrato anche in una posizione sospetta di fuorigioco dalla nostra postazione.
ma non si è capito perché gli altri hanno preso in porta, francamente non credo sia stato. Allora guarda, la posizione sì, che può sembrare sospetta, fermo restando che noi abbiamo una visione molto scocciata e normale. Quindi non è vero che l'assistente è e poi bisogna dire anche che essendoci il VAR l'assistente ha una situazione nel dubbio di fare il caso è c'è una sola chiamata rispetto alla Serie A che siamo abituati a vedere loro hanno un quadrato in tempo reale per venire a fermare sulla formazione o ritornare sulla decisione inizialmente lasciata a loro. Esatto, è molto preziosa questa collaborazione di Michele Sacristani perché spiega anche dei dettagli che molte volte sono sconosciuti alle squadre del San Fiori, si fa spesso molta confusione, no? Presi soprattutto dalla tribuna quando si è all'interno del rettangolo di gioco. Speriamo che questa sera ci stiano ascoltando anche le altre squadre, così è una specie di corso accelerato. Nel frattempo il gioco prosegue qui al pontificio oratorio di San Paolo, il punteggio è ancora di 2-1 in favore del Maccabi, ancora come se non avessero segnato, ma già realizzato tre gol nei primi 9 minuti del gioco per l'esattezza. La battuta lunga di Moretti per Daniel Pomoncello, l'aggancio elegante ma impreciso, poi Bianchi di prima intenzione per Venti che cerca di restituire il pallone al compagno. Oh, vediamo una conclusione dalla lunga distanza con il pallone che esce non di molto alla destra della portiere Funaro che si era preso in tuffo. Viene assegnata semplicemente la rimessa dal fondo, non c'è stato un tocco da parte del assolutamente, c'è stata un'azione dove l'attaccante era in posizione già per il gioco, però su un tiro dove due persone evidentemente contesta la palla, rimette il gioco all'attaccante, non sa la posizione. C'è un ottimo minuto, ottimo anche 22. Siamo sempre molto vicino all'azione di Pialo, anche nel terreno, qui scintille tra Venti e Gioia, ho avuto il 23 del Real Maieri, che viene ripartito anche dal primo assistente del signore Realis, leggero nervosismo, non ci sembra che si tratti di nulla di grave. No, cose normali, insomma, perché si mantengono su questi livelli, cose normali. E comunque adesso le operazioni dovrebbero riprendere, siamo giunti al 20° minuto nel corso del primo tempo, anzi 23, siamo in ritardo noi, cronometro, vediamo questa azione caparbia da parte del numero 20 Pompei, ha commesso fallo lui stesso, pallone già calciato in avanti dai giocatori del Maccabi, deve uscire fuori dalla propria area di rigore Campagnoli per anticipare Moretti e scaraventare il pallone in fallo laterale proprio davanti alla panchina di Enrico Ascoli. Ancora Moretti in lì dell'area di rigore, prova a sfondare centralmente, si allunga il pallone che viene raccolto in presa bassa dal portiere del Real Miami che adesso si appresta al rinvio lungo oltre il cerchio centrale del campo, colpo di testa del solito Gioia che fa valere i propri centimetri con il tacco. Moretti per Piazza Sede, vertice sinistro dell'area di rigore, punta l'avversario, cerca lo spazio per il cross, basso, non un granché questo suggerimento di Piazza Sede, Gioia indietro per Piperno, per il Maccabi lo fa con spalle a destra per Soggiù in avanti, ancora per Moretti che controlla un po' quello che viene attaccato alle spalle da Pompei e la
l'arbitro De Alvis non può esimersi dal fischiare questo calcio di punizione in favore del Mario. L'arbitro sempre molto attento, presente, non per niente. Calcio di punizione da distanza, diciamo, ragguardevole, se non fosse che qui da tre quarti campo si può tirare in porta. C'è Daniel Pavoncello sul punto di battuta con il sinistro, un buon tiratore, vedremo se troverà la soluzione diretta a rete o cercherà un cross verso il cuore dell'area di rigore. Grande assemblamento di uomini al limite dell'area, è uno schema quello del Maccabi, vediamo Baroder, cross intercettato dal portiere Campagnoli che si era fatto incontro prontamente, ma interessante questo schema da calcio di punizione del Maccabi, si era fatta trovare un po' impreparata la retroguardia del Real Miami. Rimessa laterale in zona d'attacco ancora per il Real Miami, direttamente in area, una sorta di corner questa rimessa di Soggiu, non sono riusciti a trovare lo specchio della porta i giocatori in completo nero. Riparte con la propria terza linea il Real Miami, partita che è diventata vincente, dobbiamo dire, adesso qui. E mentre Maroder parte ancora palla al piede, supera un paio di avversari, vince un rimpallo, alla fine viene chiuso da Petrucci che può far uscire i suoi. Bianchi alla caccia di palloni giocabili all'interno della propria metà campo. Quanto è difficile, Alessandro Fiume, per te che sei nato come attaccante, poi hai arretrato con il passare degli anni la tua posizione sul terreno di gioco, anche per colpa di qualche allenatore o pseudotale insomma ti ha portato sempre più indietro. Ma che altro che ancora facciamo nomi e cognomi, sì, no, di questi altro che gli allenatori che ti mettono ancora in campo, ma non so, non è più. Però sempre modesto Alessandro Fiori, che ieri sera ha realizzato il gol e ha anche sfornato un assist in soli 20 minuti in campo. Alla tua età non è poco, nel frattempo ottima uscita del portiere Funaro in piena area di rigore, è stato caricato il calcio di punizione insieme a Maccabi. Eh sì, adesso la partita, comunque tornando alla partita di stasera, il Maccabi poteva chiuderla dopo 5 minuti, però quel gol improvviso del Miami ha perso tutti i giochi, anche perché il Real Miami sta adesso messo in campo. È un Real Miami che rispetto alla passata stagione sembra più convinto dei propri mezzi, non è una squadra trascendentale per contenuti tecnici, però è una squadra che non molla e lo sta dimostrando anche in questa partita, perché andare sotto di due gol nel giro di 5 minuti e diciamo rientrare in partita non è da tutti. Peraltro anche nel trofeo Cesari ha dimostrato potersi giocare le proprie carte, ha prima pareggiato proprio il Maccabi nel calcio di rigore e poi nella finale del terzo e quarto posto stesso epilogo contro Montagnola. Real Miami in area di rigore, vediamo un tentativo di penetrazione fermato da Soggiu, riparte Gabriel Pavoncello, non arriva questo pallone per Moretti. Allora vediamo il Real Miami con Bianchi in area di rigore, supera il portiere, gran gol di Bianchi, è 2-2, gran gol di Bianchi, gran gol di Giuliano Bianchi al minuto numero 25, 30 Alessandro, 28, 29, siamo dei numeri, tombola, ma quel che più importa è che è cambiato nuovamente il punteggio, 2-2, gran gol di Bianchi, una grande idea da parte del centrocampista del Real Miami, anzi